Cari amici, sono dal 10 febbraio del 2001, dopo un anomalo fermo dei carabinieri, che ho gravissime patologie fisiche e psicologiche e ormai sono quasi 14 anni, il quale le anomalie sono subito giunte due giorni dopo del fermo anomalo, come se quel fermo in realtà era una sorta di giustificazione per iniziare una sperimentazione attraverso il controllo della mente a distanza, utilizzando una sorta di manipolatore cerebrale che doveva cambiare totalmente il mio ragionamento, la mia personalità, le mie deduzioni, i miei desideri, attraverso un controllo di manipolazione e clonazione attraverso frequenze a pressioni radio e campi elettromagnetici immesse all'interno del mio cervello. Sono iniziate i gravi disturbi, tutto questo dopo due giorni, dopo il 10 febbraio del 2001, il 12 febbraio del 2001 è iniziata la catastrofe, bruciori dentro gli occhi, bruciori in testa, gravissime perdite della vista, rumori all'interno del cervello, sonnolenze improvvise, perdita della memoria, sovrapposizioni di immagini, vibrazioni su tutto il corpo, nel cuore, nei polmoni, sul cuore, gravi patologie dirette all'interno dei centri nervosi con frequenze elevatissime del desiderio a bere o del desiderio a fare uso di sostanze stupefacenti o desiderio del suicidio o addirittura il desiderio di manie aggressive verso persone amiche o verso persone che mi volevano aiutare da queste anomale situazioni dovute al controllo e alla manipolazione cerebrale diretta all'interno del mio cervello con una mappatura forzata indotta nei centri nervosi attraverso l'analizzatore di spettro satellitare che sta a nord, il quarto satellite che collega il satellite al nostro cervello nella ghiandola pineale e nel talamo. Esattamente si collegano al corpo calloso, perché è la parte rigida del cervello, e dove all'interno del corpo calloso creano una multifrequenza che immette all'interno del cervello, all'interno dei condotti uditivi, all'interno dei nervi ottici, all'interno del midollo osseo, una sorta di frequenza manipolata attraverso la clonazione delle patologie e delle mappature cerebrali prese su malati all'interno degli ospedali. Ieri che cosa succedeva? Ieri stavo studiando gli uditori di voci e stavo studiando le loro testimonianze. A un certo punto alcuni uditori di voci dicevano tutti la stessa identica cosa, tutte le stesse identiche frasi e tutte le stesse identiche parole, che hanno iniziato con delle voci buone, poi hanno iniziato con delle voci cattive ed aggressive, e loro avevano dei cambi di personalità, le cavie, avevano dei cambi di personalità, avevano dei cambi di umore. Lo sapete a che cosa servivano le parole? Le parole servono a cambiare delle frequenze nel nostro cervello e a manipolare il nostro stato psicologico e il nostro stato deduttivo e il nostro stato di ragionamento. Le parole nel cervello servono a far perdere la concentrazione alle persone e a farle cascare in una sorta di surriscaldamento cerebrale, una sorta di sforzo cerebrale, ad abituarci a sentire sempre le parole nel cervello su ogni cosa che facciamo. All'inizio ci sono gli sperimentatori, quelli che si mettono davanti gli analizzatori satellitari e collegano il sistema dell'elettroencefalografo satellitare nei punti del nostro cervello, e questo avviene durante la notte. Durante il giorno collaudano se la tecnologia ha trovato le frequenze della mappatura cerebrale e se gli analisti sono riusciti a clonare i centri nervosi del cervello per far sì che poi queste persone, cavie umane, nel campo di concentramento ad Auschwitz, come state vedendo adesso sulla fotografia, campo di concentramento
italiano chiamato Italia, il nuovo campo di concentramento, il quale nel campo di concentramento loro, come potete vedere dalla foto, si mettono davanti a delle postazioni e in continuazione manipolano le nostre frequenze, immettono attraverso il satellite delle frasi, delle parole indotte prima dalla loro voce attraverso minacce, attraverso torture, attraverso parole dolci, parole carine, e noi ci rilassiamo. Se una persona ci parla nel cervello dicendoci amore, quanto sei carino, quanto sei bello, le nostre frequenze si modificano e diventiamo tutti dolci e carini. Ma se noi sentiamo nel nostro cervello persone che ci dicono la frase storica pezzo di merda, infame, pezzo di merda, infame, o parole molto... molto sporche, molto aggressive, o parole che ci accusano di cose che noi non facciamo, il nostro ragionamento si modifica e noi diventiamo aggressivi e violenti perché hanno cambiato il nostro stato d'umore. Quello serve per creare la mappatura cerebrale per vedere le frequenze del rilassamento, le frequenze della rabbia, le frequenze del benessere, le frequenze deduttive, le frequenze del ragionamento, le frequenze dell'intelligenza. È solamente una sorta di test attitudinali e test psicologici per creare la mappatura cerebrale. Gli uditori di voci, che in Italia ce ne sono tanti, è il campanello d'allarme dello scollegamento della frequenza narcoletica e ipnotica del nostro cervello. In realtà è come se noi le voci le sentiamo sempre, ma quando stiamo sotto ipnosi e blocco di controllo cerebrale e blocco di manipolazione indotta all'interno del cervello, non sentiamo la frequenza che ci rimette la voce all'interno del cervello, perché noi dormiamo, è come se siamo rilassati, è come se il nostro cervello è lobotomizzato. Io faccio un appello a tutti gli uditori d'Italia. Noi abbiamo creato un gruppo di ricerca che ci autosovvenzioniamo e gradiremo anche da parecchie persone in Italia anche un aiuto, anche una sorta di ospitalità delle vittime, anche una sorta di apparecchiature elettromedicali come elettroencefalografi o analizzatori di spettro di frequenze radio, o se hanno la possibilità di darci dei locali dove poter fare questi test, queste sperimentazioni, o più che sperimentazioni, diciamo delle analisi attraverso una sorta di schermatura per poter far sì che l'armonia fisiologica dell'anima artificiale che ci mettono sul nostro cervello e sul nostro corpo con una pressione di circa di 3 grammi che punta il nostro corpo attraverso una sorta di campo magnetico amplificato che viene clonato attraverso un sistema di gravità terrestre e che rimette attraverso i parametri delle frequenze dei campi elettromagnetici e delle frequenze a particelle di luce, si riamplifica attraverso l'elettroencefalografo. Voglio fare un piccolo riepilogo. Nel frattempo che sto parlando, i deviati servizi di Roma, ufficiali medici che stanno dentro i laboratori, mi stanno vedendo con le frequenze a scansione, a pressione dentro casa, cioè mi vedono con i raggi X come il body scanner, e mi stanno puntando in continuazione all'interno del cervello, vedendomi dal satellite spia mentre sto effettuando il video. Addirittura mi hanno salutato, mi ha detto saluta gli uditori di voci adesso, l'ufficiale medico di Roma, quello che prende 8.000 euro di stipendio al mese dichiarato in busta e 30.000 euro di mazzetta, ha detto salutami gli uditori di voci, tanto non possono fare niente. E invece questo è sbagliato, parole degli ufficiali corrotti, deviati, che stanno dentro l'appartamento fantasma davanti all'elettroencefalografo satellitare.
Io faccio un appello nazionale a tutti gli uditori di voci, a tutte le cavie, a tutte le persone che hanno subito attacchi con armi ad energie dirette satellitari e che hanno subito manipolazioni, che hanno subito torture attraverso le voci all'interno del cervello, che hanno costretto persone a fare atrocità o hanno costretto persone a pensare addirittura di ammazzare i propri figli o addirittura di suicidarsi e eliminare la propria famiglia. Non è la vostra mente che vi dice di fare questo. Voi siete delle persone che state benissimo, ma vi clonano delle frequenze nel cervello che vengono sovrapposte a frequenze di persone malate, schizofreniche, con manie depressive, manie di persecuzione, prese all'interno dei manicomi criminali, prese all'interno dei CIM, centri igiene mentale, prese all'interno dei reparti o psichiatrici e dei reparti di terapia intensiva o dei reparti di tossicologica o reparti dove ci sono tossicodipendenti. Voi state benissimo in realtà, ma ci dobbiamo unire in Italia tutti quanti insieme per cercare di unire le nostre forze, le nostre ricerche, le nostre testimonianze e cercare di andare in gruppo alle procure d'Italia e denunciare che vengono sperimentate su di noi le armi ad energia diretta satellitare all'interno dei nostri cervelli. Lo dico anche ai carabinieri, ai poliziotti, ai finanzieri, alle guardie carcerarie, a tutte le persone che lavorano in posti militari, perché io ho avuto anche persone militari che sentivano le voci e che venivano sottoposti a determinati trattamenti disumani e non potevano dire niente ai loro superiori perché sennò sarebbero stati immediatamente buttati fuori dalle forze armate, sarebbero stati buttati fuori dalla polizia, dai carabinieri, dalla finanza, e sono stati o addirittura dalle guardie carcerarie o addirittura dalla marina, dall'aeronautica, dall'esercito, che sentono le voci e vengono attaccati attraverso la manipolazione cerebrale. Un giorno una persona di queste mi disse, tanto tempo fa ci siamo incontrati a una riunione attraverso i canali di Facebook, dopo mi hanno bloccato una marea di volte i canali di Facebook, non volevano che entravo su Facebook, non volevano che entravo su Twitter, non volevano che entravo all'interno dei social network, mi creavano dei danni. Una persona mi disse, io sono delle forze dell'ordine, vengo attaccato con questo sistema e ho capito che questo sistema, parole di questa persona diceva, che questo sistema sia una manipolazione cerebrale. Noi, anche che abbiamo la divisa, non siamo in grado di combattere chi manipola la nazione italiana attraverso queste tecnologie. E disse, se noi ci mettiamo contro ai nostri superiori, o veniamo sbattuti in posti orribili, o addirittura veniamo buttati fuori dalle forze dell'ordine o dalle forze armate, e ci mettono la pecetta come schizofrenici, come pazzi. Riunitevi e combattiamo tutti quanti insieme questi deviati torturatori che uccidono la giustizia italiana collegando i figli di chi sta in Italia, collegando le persone malate, collegando le donne incinte, collegando le persone delle forze dell'ordine, collegando le persone che vogliono effettuare veramente giustizia e che vengono condannati a loro volta se condannano un loro superiore. Un saluto amici, e spero che tutti gli uditori di voci sentano e vedano questo video e si uniscano.